presentarvi un collega giornalista che fa un'informazione libera, un'informazione, diciamo, è un giornalista scomodo, ecco. E lui è il direttore responsabile del giornale online Terra Nostra, in prima linea nel denunciare traffici di armi e di rifiuti pericolosi. Due le auto che gli hanno fatto saltare in aria, una il 2 luglio scorso, l'altra pochi giorni fa, il 5 novembre, autore del libro Nato, colpito e affondato, signori Gianni Lannes. Grazie per questo invito e buonasera ai presenti. Sono qui e sono anche molto emozionato, perché tornare in una città dove hanno ammazzato un collega come Giancarlo Siani non è una cosa molto facile. Tornano i ricordi. Io faccio questo mestiere da quasi un quarto di secolo. Sono stato quasi da sempre un giornalista freelance, indipendente. Ho lavorato molto all'estero, anche in Italia, ovviamente. Sono un giornalista investigativo. Appartengo a una specie in via di estinzione, ovviamente. Soprattutto in questo paese, dove non esistono più editori puri e fare controinformazione è davvero molto complicato. A metà giugno di quest'anno io ho creato un giornale online. Per me è stata un'esperienza nuova, perché con la rete non avevo grande dimestichezza. E per quale ragione? Sono stato quasi costretto a creare questo giornale online, perché io lavoro a un contratto, ancora in piedi, con uno dei più importanti quotidiani italiani, La Stampa di Torino. E da alcuni mesi sono stato congelato, perché ho fatto delle inchieste sulla mafia, su Schifani, ad esempio, Renato Schifani, non so se mettete a mente Schifani, no? Perché sono andato in Sicilia lo scorso anno, proprio di questi tempi, a dicembre, e ho scoperto che Schifani sponsorizzava la realizzazione di una superstrada che avrebbe massacrato l'unico bosco integro della Sicilia, il bosco della Ficuzza, un'area tra l'altro protetta da una legge regionale e un'area archeologica, una zona archeologica, una superstrada assolutamente inutile che farebbe guadagnare soltanto pochi secondi per raggiungere Palermo. E lo sponsor, il padrino di questa operazione, di questa mega operazione, è proprio Renato Schifani. Io l'ho scoperto quasi per caso, perché questo era un progetto che era stato bocciato alcuni anni fa, ma è stato rimodulato, ripresentato da alcuni ingegneri dell'ANAS, che lavorano ovviamente al soldo anche di imprese in odore di mafia, perché poi è a queste imprese di Catania che è stata appaltata e subappaltata la realizzazione di questa opera. E, come sapete, Schifani ha rapporti organici con la mafia, e prima di rientrare a Roma mi ha chiamato il suo segretario particolare e mi ha invitato alla festa del ventaglio a Palazzo Giustiniani. Io non avevo mai messo piede in quell'edificio a Roma. Ci sono andato molto volentieri, perché volevo capire anche quali erano le motivazioni per sponsorizzare una superstrada così deleteria. E così è stato. Sono andato a questa festa, un grande banchetto, alla fine del discorso di Schifani mi è stato presentato e lui mi ha chiesto per quale ragione un giornalista come me si occupava di una superstrada tanto utile. E gli ho spiegato perché è assolutamente inutile, esistono degli studi specifici, e poi perché comunque c'entra parecchio la mafia. Questo signore mi ha congedato consigliandomi di andare in vacanza. Un mese e mezzo dopo ha visitato la redazione della Stampa e il risultato è stato che la mia attività giornalistica è stata congelata senza alcuna motivazione, anche sono in attesa di saperlo anche dal nuovo direttore. Il mio direttore Anselmi, con cui avevo lavorato all'Espresso, è stato promosso all'ANSA, e io non ho ancora capito bene per quale ragione non posso più fare inchieste, perché sono a contratto con loro dal 2008 praticamente, e per un anno e mezzo ho fatto soltanto inchieste di un certo spessore. Per cui a giugno, non avendo ricevuto alcuna spiegazione dalla direzione di questo giornale, ho creato Italia Terra Nostra, questo giornale online. Ho raccolto un po' di ragazzi, di amici, di conoscenze sparse per l'Italia, ma anche qualcuno all'estero, anche a Londra per esempio. È un giornale che nasce nel mezzogiorno d'Italia, nasce in Puglia sostanzialmente, ma ha questa ambizione di guardare al sud, perché il mezzogiorno d'Italia non è, innanzitutto non è la pattumiera d'Europa, anche se l'hanno trasformata in una pattumiera, una grande pattumiera a cielo aperto. E quindi siamo partiti subito con un'inchiesta monografica sugli inceneritori. Abbiamo scoperto che Emma Marcegaglio, l'attuale presidente di Confindustria, sponsorizzava, realizzava di suo con le sue imprese alcuni di questi inceneritori con denaro pubblico, ad esempio quello in provincia di Foggia,
riceve addirittura 15 milioni di euro, un'operazione assolutamente illecita perché non è stata neanche sottoposta a valutazione di impatto ambientale, senza alcun coinvolgimento delle popolazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Io non vorrei dilungarmi troppo, anche perché poi sono stato costretto a congelare il lavoro del giornale proprio qualche settimana fa, perché le intimidazioni sono cresciute di tono. Ieri pomeriggio, ad esempio, uno dei miei più stretti collaboratori, Francesco, ha ricevuto due telefonate intimidatorie, era la quarta o quinta volta che lo chiamavano praticamente, quindi è da qualche settimana che il giornale si è fermato con le inchieste. Dopo il primo attentato del 2 luglio io avevo oscurato il nome di tutti quanti i collaboratori e alcuni parlamentari volenterosi hanno presentato interrogazioni, ad esempio Leluca Orlando l'8 luglio ha presentato un'interrogazione indirizzata al Presidente del Consiglio Berlusconi e al Ministro dell'Interno Maroni. A tutt'oggi nessuna risposta. Più recentemente, il 26 novembre, un'interpellanza urgente dopo il terzo attentato, nessuna risposta. E ci sono anche altre iniziative, non rispondono mai. Io non chiedo protezione per me, avevo chiesto semplicemente che proteggessero mia moglie e mio figlio, nient'altro. Perché chiaramente... È immaginabile che un giornalista investigativo vada in giro con una scorta dei carabinieri o della polizia, no? Non ti parla più nessuno, e questo è il senso. Ma è assurdo anche che un giornalista debba trasformarsi in un latitante, debba nascondersi. Io ho deciso di restare a casa, nella mia terra, di combattere a viso aperto. Ecco, questa è la, come dire, la sfida. Ma è anche strano che in un paese come il nostro, dove secondo me... Non siamo più in uno stato di diritto, perché tante garanzie sono saltate, soprattutto qui nel meridione. E allora, il ruolo dell'informazione quale può essere? È molto complicato dare una risposta a questa domanda. Io attualmente mi sto occupando di una vicenda molto emblematica, insomma, se potremmo definirla così. Molti forse la conoscono, le cosiddette navi dei veleni, no? Le navi affondate con carichi di rifiuti pericolosi e radioattivi spesso nei fondali del Mediterraneo, nei mari a ridosso della nostra penisola, il mare Adriatico, il mar Tirreno, il mar Ionio ad esempio. Io ho seguito da lontano la conferenza stampa che qualche settimana fa il ministro dell'ambiente Prestigiacomo ha tenuto per la Calabria. Ha mandato l'attuale procuratore nazionale antimafia Grasso per dire che non ci sono navi e che la Kunski, che è una nave che era stata affondata a ridosso a 20 miglia da Cetraro, non è la Kunski con 120 milioni di scorie radioattive a bordo, bensì un piroscafo, il Catania, affondato nel 1917. È bastato semplicemente tirar fuori una pubblicazione della Marina Militare Italiana, edita nel 1977, per dimostrare che il piroscafo Catania è stato affondato qui, nella rada del porto di Napoli, il 4 agosto del 1943. Ecco, il livello di manipolazione delle informazioni è questo. Sono nato quasi in un'isola, nel Gargano, che potremmo considerarla un'isola. Quindi, chiaramente, mi occupo di navi, di queste vicende legate ai affondamenti sospetti, a partire dalla fine degli anni Ottanta, sostanzialmente. E sono andato anche in Somalia, perché poi, sapete, hanno ammazzato altri due giornalisti, Ilaria Alpi e Mira Rovati, il 20 marzo del 94, no? E gli addetti ai lavori sanno che esistono delle connessioni, lo sanno i magistrati che se ne sono occupati. E lo sapeva anche Natale De Grazia, che è stato ammazzato nel 95, il 3 di dicembre, da queste parti a Nocera Inferiore. Era in missione, era la punta di diamanti di un pool di investigazioni formidabile. Natale De Grazia stava indagando sul 180 fondamenti sospetti, che comprendono poi situazioni e luoghi con cui tutti quanti entriamo a contatto.